Montefusco, terza partita, terza formazione, stavolta Bogossian dall'inizio, Crasson a destra, Esposito e Caccia di punta, alle loro spalle il giovane promettente Longo, mancano Cruz per squalifica, Turrini per infortunio. Nils Lidholm invece mette a destra l'ex azzurro Tern, più a sinistra Statuto, Balbo e Totti in avanti, Del Vecchio a supporto, mancano nella Roma Cerbone, Di Biagio, Fonseca, Tetrazze e Carboni, esordio in giallorosso per il portiere Berti. Il 60° derby del Sole affidato ad Emilio Pellegrino, messinese di Barcellona Pozzo di Gotto, assistenti Pini e Gregori, quarto uomo albanese, 30.000 gli spettatori. E con le immagini montate da Antonio Alboretti siamo al 13° statuto, colpo di testa di Baldini che anticipa, come vedete nel replay, Balbo. Va fortissima la Roma in questa fase iniziale, 19°, ancora un cross di Del Vecchio, intercetta, taglia la tela. E vedete come la Roma cerca, il Napoli cerca di replicare in qualche maniera, ma è ancora la Roma ad andare avanti. Il diagonale, molto bello per la verità, finisce di poco al lato. Punizione per la Roma. Colpo di testa di Balbo in percussione, ma taglia la tela, riesce a sventare il pericolo. E siamo al 25°, il tiro è di Del Vecchio, il replay evidenzia la bellissima e strepitosa deviazione di taglia la tela, ma anche il bel tiro di Del Vecchio. Tommasi riesce a fare un pallonetto, ma è poco alto sulla traversa. Colpo di testa di Caccia ed è il gol. Rivediamo il cross di Crasson, il colpo di testa e il tiro angolatissimo, niente da fare per il bravissimo portiere Berti. 1-0 nel momento di maggior pressione della Roma. Passiamo con le immagini alla ripresa, c'è la sostituzione per la Roma, entra Moriero per Tommasi, poi il Napoli ancora in avanti, però si aiuta con il braccio, vedete Caccia, e l'arbitro ferma l'azione. Punizione di Totti. Aldair viene anticipato stavolta da taglia la tela. 25°, esce Del Vecchio, entra Bernardini, nel Napoli esce Esposito, entra Bordin. 33°, Caccia in aria, cade su Petruzzi, rivediamo l'azione, non ci sembra che ci sia un'azione offensiva da parte di Petruzzi, l'arbitro ha deciso per non concedere il rigore e ci trova d'accordo. Siamo al 50°, Balbo collo piede destro, alto sulla traversa, ancora un momento no per la Roma. Il Napoli allontana ogni pericolo con questa vittoria. 1-0, gol di Caccia e linea.